Sono Nerio Pantaleoni, mi diplomai in odontotecnica nel 1960, entrai nello studio del professor Mai, successivamente sono stato allievo di Edmondo Muzzi. Questo è un excursus che è arrivato fino ai giorni nostri. Antropometria. L'antropometria. Le origini sono antiche quanto l'uomo, perché ogni re, ogni faraone dettava i propri canoni di proporzionalità ed erano in base alle loro dimensioni e così via. Però il Muzzi prese come canoni diagnostici nell'ambito dell'ortodontico l'antropometria. L'antropometria cosa vuol dire? Non è altro che la biometria applicata all'uomo, cioè è il confronto dell'uomo con se stesso. Miliardi di individui che sono vissuti, miliardi che vivono e miliardi che vivranno, non ne troveremo mai due uguali. Quindi ogni individuo va confrontato con se stesso. E con se stesso è chiaro che bisogna trovare un canone, un'unità di misura della personale e deve essere quel canone che si deforma il meno possibile. Entrando praticamente nella concretezza, è vero, di questa branca, vediamo praticamente che oggi come oggi si tende ad utilizzare la media aritmetica, mentre per entrare nell'ambito dell'antropometria bisogna entrare nell'ambito della biometria, che poi applicata all'uomo non diventa altro che l'antropometria. Gli studi nostri sono stati fatti nell'ambito della razza europoide o caucasiana. Distinguiamo praticamente l'europoide dalle altre razze gialla o nera. Quindi gli studi nostri e tutto quello che è stato fatto l'abbiamo fatto praticamente sulla razza europoide o caucasiana, e però stabiliamo i confini tra l'europoide e il non europoide, che non è il colore dei capelli o il ricciamento dei capelli o il colore della pelle a stabilire la razza, ma è un punto che si trova praticamente in questa posizione. Questa è una scoperta del Muzzi, che poi diciamo che un dentista vada a consigliare un antropologo, eccetera, non è sempre ben accetto. Comunque, l'antropometria, in fondo riassumendo, è il confronto dell'uomo con se stesso. L'incontro che io ho avuto con i miei maestri, la fortuna, diciamo, mia personale, è stata quella di avere avuto degli ottimi maestri.